lì, ragazzi, quindi ti connessi. Allora, nella scorsa parte abbiamo aiutato il pesce canterino a diventare un po' più intonato, ma ancora qualcosa non va bene. Quindi dobbiamo, anzi, no, è vero, sì, poi ce l'abbiamo fatta. Perché, perché mi drogo? Perché? E ora dobbiamo quindi andare a dare la buona notizia. Un giorno immagino che li raggiungerai nella tomba di famiglia d'Oxford. Grazie per le belle parole, Doc, sei così gentile. Ehi, ti sono morti i tuoi. Tranquillo, poi muori anche tu. Grazie, davvero, un contributo essenziale alla mia sanità mentale. E scusate se parlo così, ma mi stava venendo un rutto gigante, ok? Gatto, parlami. Meno due, ne resta. Le ostriche sono le stelle del spettacolo, se riesci a svegliarti. Ok, quindi ora cos'è quindi che stiamo facendo? Ne facciamo più un piccolo recap. Stiamo cercando di organizzare, diciamo, organizzare lo spettacolo, no? E stiamo mettendo insieme le componenti. C'era il cantante, che era appunto il pesce di prima. Ora ci sono anche le ostriche a cui stiamo andando a badare. Non so cosa facciano, vediamo. Il polpo, cos'era il compositore? Non me lo ricordo già più, perché poi questo gioco è tutto malato, quindi è tutto strano. Non potete andare per logica, soprattutto per questo motivo qua. Dai, esplodi! Oh, ok. Olè, uno è andato, manchi. Madonna, quanti siete però! Perché così tanti? Perché il gioco si diverte a rompere così il cazzo? Vaffanculo! E vaffanculo! Dai, su, sparate! Sparate, 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 sparate! Sono una tipa con l'ombrello sott'acqua, ok? Ebbene sì! Sono una tipa con l'ombrello sott'acqua! Belina, entrambi ce l'ho fatta! Facciamo qua così... No! Sono un coglione, prima lui, perché sono così stupido? Ah, aspetta, sto qua, ho perso il braccio, ok. Olè. Olè, solo a te manchi, stronzetto. Vai. Olè, così perde il braccio anche lui. Ora bombetta e via. Dai. Bravissimo. Ok, se fossero opzionali queste cose le salterei, però non posso saltarle perché, vedete, attivano pezzi di gioco. Wow. Sì, ma quanto mi inquieta sta cosa, scusate. Quanto mi inquieta. Voglio qualcuno che scriva nei commenti I can fap to this. Posso masturbarmi guardando questa bella ostrica. Ok, basta, scusate. Ok, dobbiamo andare dalle facce magiche. E una, due, ce l'ho fatta, wow. Questi salti sulle statue la scorsa volta mi erano venuti difficilissimi. Ora mi sono venuti bene, wow. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo quindi tutte le parti dello spettacolo. Cos'altro manca? Forse più ostriche? Non ne basta una? Ma perché sti percorsi? Va bene, sì, ok. Allora. Perché più che altro di questo gioco, ovviamente io come immagino... Perché sono scemo? Perché? Io come immagino il 99% di voi sono interessato alla trama. Il gameplay è figo, è divertente, però vabbè. Andiamo avanti per la trama, non perché vogliamo fare a fette melmaniera. Quindi, nel senso, per quello di quei combattimenti, se fossero saltabili, sì, salterei, tranne i boss che sono anche divertenti. Io ho sempre amato i boss nei giochi, sono sempre stati molto divertenti, secondo me. Cioè, sono la parte migliore dei combattimenti, cioè in un gioco che contenga... Quanto sei saltata male? Aiuto la telecamera! In un gioco che contenga combattimenti sono la parte migliore, secondo me, i boss. Perché sono venuto qua? Ah, wow. Non l'ho fatto apposta, scusate. Cioè, pensavo che si dovesse andare qua. Però vabbè, sono soldi, quindi... Perché non sto riuscendo a fare dei salti come un civile normale? E quindi... parte che in Dark Souls, ecco. Magari lì non molto. Beh, io ci ho dato, vabbè, me l'ha un po' suggerito il fatto che ci fosse un fiore lì, che dovesse usare la shrinkatura, la chiamerò shrinkatura d'ora in poi. Ti prego, almeno non una bottiglia. Quanto percorso? Vabbè, è un ricordo, ok, un ricordo. Ah, ok. Forse insolito, addirittura straordinario, ma non c'è niente di eccezionale, Alice. La tua non che è culo. La prima casa di mattoni a bruciare. Sì, ho capito, ma perché me lo dici come se fosse una cosa bella? Cioè, nel senso, guarda che non sei speciale, Cioè, mica solo la tua casa brucia. Siamo tornati dove eravamo prima? No, ok.
Ah, ok, vedete, c'è la seconda ostrica. Bene. Spara, stronzetto. Olè. No, 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 ok. Ok, facciamo così. Liberiamoci di sti stronzi perché hanno abbastanza rotto il cazzo. Anche se non mi hanno neanche ancora colpito. Hanno già rotto il cazzo. Dai, 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 dai. Da quando la Politalia cavalca una capra ubriaca che fa solo stragi. Olè, ce l'ho fatta. Dai però, madonna, quanto sei lenta. Brava. Ok, scimmia, che poi è un coniglio. Boom, andata. Ok, il granchio è andato, il peggio è andato. Lag è andato. Aia, pugno in faccia è andato. L'ho tagliati a fette, è andato. Seconda ostrica svegliata. Credo, ho paura che siano tre pure qua. Uguale, identica all'altra. Non parla nemmeno. Cos'è adesso? Vabbè, la stella. Ok, la stella. Dobbiamo prendere ancora 25 monete, denti per poter usare per poter comprare il potenziamento al mitra, che è completamente inutile perché il mitra non è che sarà, neanche lo uso in combattimento, però questo è un enigma. Siamo una... Il manifesto dello spettacolo è rovinato. Se non lo rimetto in sesto, il carpentiere mi farà a pezzi. Ah, ma è un puzzle. Non è che sia sta gran cosa, è un puzzle. Ok. Che devo fare? La madonna. Cosa? Raccogli 4 mani e 5 stanze per cominciare la sfida. Puoi scrivere i pezzi di puzzle per fare un'immagine intera. Bella quell'immagine che c'era. Ma bisogna farle in un certo numero. 5. Perché sei cattivo? L'ordine giusto delle cose è spesso un mistero per me. Abbastanza. Ok, ancora 10. No, scusate, qui. No, 5 monete, anzi, vero? E uno. Ok, quando. Taci! Quanti pezzi dobbiamo prendere? Quanti è che sono? Non lo so. Non so quanti pezzi sia. Dove sto andando, però? No, mi sono perso. Non so dove devo andare. Aiuto, aiuto. No, i Murloc, merda. Cioè, mi stanno simpatici, ma. Aia. Buttati così addosso mi fanno abbastanza odio. Dai, mi sparano, mi picchiano, mi stuprano qua. Prendilo. Olè, ok. No, madonna, quanti siete però? Muoio. Ci muoio. Aia, no, no. Schivata. Prendilo, uccidilo. Affettalo, scappalo. Scappalo, ok, sì. Bravo Diddo, scappalo. Bravo, bravo Diddo. Bravo Diddo. Oh, andato. Ok, il granchio. Oh, snap. Ok, quindi si sale qua, immagino, sì. Stronzo di merda. Oh, ma si poteva anche fare così, vaffanculo, va. Molto più easy così, molto più easy. Ma tipo un sacco easy. Altro pezzo andato. Bene. No. Ok, potenzio. Allora, la lama non posso più, no? Esatto. Quindi facciamo questo, facciamo sì. Che bella che è adesso. Tutta nera, bellissima. Cioè, tutta. Striature nere, bellissime. Guarda, la vorrei nella vita reale, guarda. E due. Veloce, prima dell'inizio. Taci. Sei una fottuta locusta malefica della morte incontrastata, della vendetta vera, della tenebra semovente, del dolore incredibile. Quindi taci. Però io dovevo andare. Ah! How convenient. Ok, adesso. La madonna. Gigante qua però. Ma scusa. Cosa cazzo è sto posto? È gigante, vedi. Coniglio lì. Mancato. Coniglio lì. Preso. Ah, ok. Ho attivato la porta che porta alla porta. Porta che porta la porta. Porta che porta la porta. Dove sono? Ok, veloce. No, 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 no. No. Via. Sì. Ok. Tua madre arriverà a breve. Ok, anzi, verrà a breve, per mano mia. Basta, 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 basta. Attenzione. Oh, no, si blocca. Ok.
Ricordi! I tormenti a distanza, dove possono essere facilmente dimenticati. E invece no, idiota. Allora, dove vado? Là. Ce la fa? Sì. Ok, ora arriva la parte forse un po' più interessante, quella di ricostruire il puzzle. Dovremmo avere tutti i pezzi in teoria, no? No? Aiuto? Dove li trovo gli altri? Forse qua? Allora. Però, nel senso... Sì, sì, ne manca uno, perché ci deve essere un buco per spostarmi. Quindi forse... Però questo era stronzo, eh? Aiutami a risistemare il manifesto. Taquino. Ok. Oh mio Dio. Madonna quanto parli. Ma non mi piacciono i puzzle. Non mi piacciono i puzzle. C'ho anche delle mosse contate. No, ricomincia, perché io lo sto facendo caldo. Perché ho delle mosse contate. Allora. Facciamo così. Ok, sali su, vai là. Scendi. Madonna, quanto è scomodo però, perché bisogna usare la tentans. Cioè. Poi dobbiamo scambiare. Ah, beh, ok, è finito. Dobbiamo scambiare questi qua, è finito. Ok. Geni del male. Vabbè, ma quanta poca enfasi. Minchia, t'ammazzo. Cosa c'è là che gira? Guarda, cos'è quel fare? Un cavalluccio marino. C'è un cavalluccio marino easter egg che gira lì. Via. Ci abbiamo fatto. Gli attacchi del cavalluccio fai... qualche scena stranissima. Perché? Perché questo svago di... Non sei un impresario ma un assassino. La mente di un'organizzazione criminale. Questo mondo non è bianco o nero. Ha il berretto carinissimo. C'è il cappellino. Alcune commissioni ti sei sporcata le mani, che fare? Lo spettacolo distracula il pubblico. Ah, lo distracula. Perché ha dei chiodi nella mano? Che inquietanza. Oh, l'ho raggiunta per parlarvi di navi e di verdure e ali. Sembra che hanno le ali e così. Cosa vuol dire? Lamentati che c'è troppa sabbia sulla spiaggia e mi mangerò il tuo grasso a colazione. Verdura. Hai fatto una promessa. Non avevo scelta. Non si può sempre fare ciò che vorremmo. Credevo lo sapessi oramai. L'uomo malvagio con i capelli rossi è Bubi. L'uomo malvagio con i capelli rossi. Ancora voi. Marinaio annegato. Vabbè, ma è 2 ore che li sto incontrando, non è una cosa nuova. Se ora devo affrontarlo è un altro conto. Però qua mi sa che c'è un passaggio. Scherzavo un sacco. Ok, come si ammazza un fantasma? Questo è il quesito. Come si uccide ciò che non si può uccidere? Si può scappare. Sì, però se colpisci magari... No, ok. Ok, come lo ammazzo? Vediamo, puntiamolo. E cerchiamo di parargli le bombe. Ah, aspetta, posso raccoglierle forse? Forse posso raccoglierle? Non lo so. Ma perché ha fatto quella cosa stranissima? Dov'è? Dai. Non credo, sai. Mi sa che non è così. Dov'è? Ora! Ah, minchia, l'ho tipo spostato. Vai così. T'ammazzo! No, ok. Sono un po' confuso. Come cazzo faccio ad ammazzare? Ah, aspetta. Ho una grande idea. Gli spa... Ok, ok. Ok. Diventa umano a un certo punto. La mia idea era di sparare alle bombe che mi tirano mentre ce le ho in mano. Così da fargli esplodere in mano. Magari, che ne so, era vulnerabile alle sue bombe. Che ne so. Diventa umano, su.
Ah, stronzo! Dai! Aia, puttana, aia! Quanto sei stronzo, t'ammazzo un sacco, t'ammazzo. Quanto sangue! Che figata. Dai, su, prova. No, ok, non funziona. Ah, se l'hai tirata addosso. Il pirlo, dov'è? Il belinone! Dai, su, divento umano e facciamola finita. Sei un boss di poca... Sì, funziona! Funziona! Oddio! Funziona, sono un genio. Oh, sono un fottuto genio, ragazzi. Un fottuto genio. E ora dovremmo andare avanti, ma lo faremo nella prossima parte. Beh.